Buongiorno a tutti, Italia Whisky 7 Eco Eco Quebec. Mi trovo qui nel porto di Kagoshima in Giappone. Siamo finalmente arrivati quasi alla conclusione della nostra crociera. Tra qualche giorno arriveremo a Tokyo. Il mio Kenwood THD74 è già sintonizzato su un ponte locale, come potete vedere, in 2 metri, arriva fortissimo. Quindi sono nel paese della Kenwood, nel paese della tecnologia, nel paese dei manga, di Mazinga, e chi più ne ha più ne metta. Proveremo questa volta a contattare, ora sarò qui in Giappone con più regolarità, con le prossime crociere, quindi cercherò di sfruttare, ho una lista, sta piovendo, scusatemi, c'è una lista molto ricca in Excel di ponti ripetitori sparsi in tutto il Giappone, sia in digitale, in D-Star, che in analogico. Vediamo un po' se c'è qualcuno. India Whiskey 7, Echo Echo Quebec. This is India Whiskey 7, Echo Echo Quebec. Mike, over. Qui purtroppo a Kagoshima non c'è nessun ponte in digitale, sono tutti in analogico. Ho preso il primo che ho trovato nella lista, 439-720, arriva fortissimo. Lì, da quella parte della città, sto camminando in una zona coperta alberata perché sta piovendo, però volevo comunque fare queste prove. India Whiskey 7 Echo Echo Quebec. This is India Whiskey 7 Echo Echo Quebec. Mike, over. Sono le 14 ora locale. In Italia sicuramente sarà piena notte perché abbiamo una differenza di fuso orario di circa 9 ore. Vediamo se ora mi metto su una posizione un po' più. India Whiskey 7 Echo Echo Quebec. Molto bello il Giappone, ragazzi, è da vedere. Sono avanti a noi anni luce, anni luce. Un popolo straordinario. India Whiskey 7 Echo Echo Quebec. This is India Whiskey 7 Echo Echo Quebec. Stroke Mike, over. Vi faccio vedere anche la posizione. My position, eccola qui. Quindi il locator è, siamo in Papa Mike 51GM. Mamma mia, sono lontanissimo da casa, ragazzi. Dall'altra parte del mondo, se pensate che questo è il Pacifico. Siamo praticamente sull'isola più grande dell'arcipelago giapponese a sud. E prossimamente andremo anche a toccare alcune isole più pacifiche, più a sud, quindi anche lì, se non ricordo male, c'è un ponte ripetitore. India Whiskey 7 Echo Echo Quebec. Mike, anybody listening, over. Ho intravisto un gazebo, ora magari mi metto lì così mi proteggo un po' dalla pioggia. Comunque TH di 74 Kenwood è spettacolare, ragazzi, spettacolare, cioè, sono apparati, io personalmente ho tutta la linea Kenwood, quindi sicuramente non mi trovo mentito. Ah, ecco, finalmente al coperto, qui la nave si vede meglio, ecco, così, eccola bellissima, lì dietro uno scorcio della città. India Whiskey 7 Echo Echo Quebec. Stroke Mike, anybody listening, over. Bruttissima giornata oggi. Piove. Altro dettaglio tecnico che volevo aggiungere, tutti i ponti ripetitori in Giappone sulla banda dei 430 MHz, quindi sui 70 cm, hanno uno shift di meno 5 MHz, sia i digitali che gli analogici, e un tono di 88.5, quindi differenza con noi. Forse c'è qualcuno che sta chiamando? India Whiskey 7 Echo Echo Quebec calling. Anybody listening, over? No, un falso allarme. E niente, quindi fortunatamente il Kenwood trasmette su queste frequenze, perché in Thailandia
dove usano i ponti ripetitori sulle frequenze più alte, purtroppo ero fuori banda e non andavo in trasmissione, quindi in Thailandia non sono riuscito a fare assolutamente nulla. India Whiskey 7, Echo Quebec, stroke Mike, anybody listening over? Oh.